momento della scroll box di gennaio. Come ben vedete qui dallo scroll zine è di gennaio e come al solito lo scroll zine è utilissimo perché ci fa vedere un sacco di informazioni utili sui prodotti inclusi nella box e vari appunto anche tips, comunque suggerimenti da parte dell'artista del mese, che in questo caso è il fondatore della scroll box, che è un grandissimo appassionato di doodles e nello specifico poi lo scroll zine è utilissimo perché contiene un sacco di suggerimenti su come utilizzare, diciamo, lo strumento più particolare della box, e in questo caso erano questi marker a base di alcol, e poi ci sono vari disegni delle box scorse, quelli un po' più belli, e informazioni varie, utili, e in questo caso, questo mese, ci tengono moltissimo a sottolineare la particolarità di questa matita inclusa nella box, perché è proprio dedicata alla scroll box ed è veramente molto molto particolare ed è un'edizione limitata. Detto questo, accanto allo scroll zine troviamo ovviamente il disegno del mese con l'artista del mese. Una particolarità riguarda lo sticker del mese, che come vedete, come al solito, riprende sempre un po' un pezzo di disegno, comunque del prodotto più particolare della box, che mancava. E io mi sono detta, siccome questa box mi è arrivata a marzo inoltrato e non è normale che arrivi praticamente con quasi 2 mesi di ritardo, mi sono detta l'hanno assemblata un po' di corsa e non hanno fatto caso al fatto che mancasse un adesivo, che invece era contenuto nella box di marzo, che mi è di febbraio, scusate, che mi è arrivata proprio oggi, che siamo al 22 di marzo, e si sono appunto scusati del fatto che mancasse e hanno spiegato che è stato un po' tutto dovuto alla fretta, comunque a ritardi vari dovuti alla Brexit, alla definizione di tutti i vari accordi economici, commerciali nel mondo, e quindi insomma l'hanno mandato nella box di febbraio. Quindi devo dire che quelli della scroll box sono veramente sempre molto molto precisi e su questo non gli si può dire nulla. E poi, come al solito, abbiamo il famoso cartellino che ci spiega un po' tutti i prodotti della box. E nello specifico, questa di gennaio ci dice che i prodotti di questa box sono stati selezionati appositamente per noi dal fondatore della scroll box, che è un appassionato di doodle e che quindi anche questo l'ha fatto lui per aiutarci a creare questi disegni con lo stile doodle da soli. Quindi prendete ispirazione da pattern classici o da stili passati e dategli il vostro tocco personale con diverse forme, diversi elementi che significano qualcosa per noi, e quindi provate a lasciarvi andare e a non preoccuparvi troppo del risultato finale. Iniziate solamente a scarabocchiare qua e là e quindi divertitevi, godetevi il processo e continuate a scroll, a fare insomma questi pastrocchi. E subito vi faccio vedere la matita inclusa in questa box, che è della marca Black Wing ed è proprio dedicata a scroll box ed è molto molto particolare e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. L'unica pecca, se posso dirlo, è che è morbida e quindi la punta si consuma veramente
modo velocissimo. L'ho dovuta infatti temperare 3 volte durante il mio disegno, che poi alla fine non era così complicato. Questa quindi è la Blackwing Special Edition ed è questa matita edizione limitata, proprio fatta apposta per Scroll Box, e questa collaborazione con Blackwing, e che non può essere trovata se non in questa box e in nessun'altra parte. Infatti noi siamo i primi sclore a vederla di persona, e ha la classica forma quadrata di Blackwing del portagomme e della gomma stessa. E la cosa particolare è che questa parte è rimovibile, come vedete, quindi si può anche sostituire. Credo che sul sito di Blackwing ci siano le ricariche, e questa cosa mi è piaciuta veramente tantissimo, questa forma particolare, ma non solo, in quanto ha anche una grafite morbida con un cuore molto ben bilanciato, che è simile alla delicatezza delle matite 2B, ed è incassata dentro a questa struttura di cedro, di incenso di cedro di California. Ed è ben fatta, nel senso che ha questo particolare colorazione a sfumare, gradient di questo color Tiffany, mi viene, ma non è Tiffany, è... Oh, come si chiama il color Tiffany? Vabbè, ci siamo capiti, perché adesso proprio non mi viene assolutamente. Mi viene teal, mi viene Tiffany, turchese, ok. Che si accompagna alla forma appunto squadrata, che la rende appunto la matita perfetta, e praticamente se lo dicono da soli che è una super matita. Ok, poi inclusa c'era anche questa penna di Millennium 03 Zig Memory System, che è una classica matita da inchiostrazione, con la classica mina da in punta da inchiostrazione, e questa ci dicono essere la Cure Take Millennium 03 Black Fineliner. Questa penna è ideale per tutti i bisogni di inchiostrazione, e ha un tratto molto facile, quindi è scorrevole, e anche adatta agli sketch, ed è quindi uno strumento essenziale per tutte le nostre creazioni di doodle. Il suo pigmento è senza acidi ed è permanente, ed è anche a base di acqua e si asciuga velocemente, è waterproof, senza acidi, non bleeding, insomma non si... Oggi proprio non mi vengono le parole, mi vengono in inglese ma non mi vengono in italiano. Insomma, se lo si bagna non si espande, ecco, adatta anche alle foto, e non ha odori. Questa penna è uno strumento che ha una punta per precisa, e contiene, ed è contenuta in questa struttura solida color argento, e ha anche un cappuccio bello lungo, che con questa appunto chiusura di metallo, ed è una bellissima aggiunta ai nostri appunto strumenti alte penne di alta qualità e di fineliner black. E poi abbiamo
ovviamente, ora qui c'è il mio disegno, questo book di un po' di fogli di Claire Fontaine, che sono adattissimi questi fogli per i tipo di marker occlusi nella box. E questo è il Claire Fontaine A5 comic book. Questo ha fatto appunto Claire Fontaine questa carta e fa questa carta dal 1858 e sono famosi proprio per i loro notebook di grande qualità e anche inspiring quality, qui dicono. Oltre a questi, ovviamente, book, fanno moltissimi altri prodotti sempre a base di carta. Questo comic book A5 contiene 12 fogli di carta premium, senza acidi, molto liscia e di alta qualità. E oltre ad essere appunto facilmente, quindi facile da usare, no? Per questi prodotti, per i colori, per lo sketching, permette anche di utilizzare entrambi i lati, perché infatti, come vedete, io da questa parte ho colorato ma non c'è nulla, per cui questi fogli non fanno passare oltre i colori, e devo dire che è vero, e quindi questi fogli possono essere utilizzati da entrambi i lati. E poi passiamo ai marker di questa box, che sono di questi tre colori, come ben vedete, e hanno le due punte, quella a classica a pennello e l'altra a scalpello, come anche i Copic marker, anche se questi sono molto più sottili. Poi però vi devo dire cosa ne penso rispetto ai Copic. Allora, questi sono i Tombow ABT Pro Marker. Questi marker di qualità professionale sono a base di alcol, e già questo un po' mi disturba, che hanno appunto queste due punte versatili. La punta di setole di nylon flessibili permette di creare tratti eleganti che seguono i movimenti naturali della mano, mentre la punta più ampia, quindi a scalpello, è ottima soprattutto per gli illustratori, per i disegnatori e per gli architetti. Questi marker sono sottili e facili anche da tenere in mano, quindi sono ergonomici, e per cui appunto sono utili e comodi da utilizzare anche per disegni che impieghino molto tempo. Hanno un inchiostro, un flusso insomma di inchiostro lento e facile da controllare, quindi permettono di lavorare con molta precisione e sono quindi utili anche per le stratificazioni. Grazie alla loro inchiostro a base di alcol possono essere anche mischiati colori differenti senza acqua. Questi marker a base di alcol sono dinamici e anche però stabili, e quindi sono perfetti per le nostre necessità. Ok, adesso vi faccio vedere il mio disegno, e con orgoglio vi dico anche che su Instagram ha ricevuto per la prima volta un like da Scrollbox, il che mi rende veramente molto molto felice, perché mi sono in effetti divertita a fare questo sketch, questo doodle, che per me è veramente un qualcosa di nuovo, perché io non faccio mai doodle. E ho fatto come dicono loro, mi sono lasciata andare. E allora, ok, al di là del disegno, perché comunque il tema del mese è il Paisley Patterns, e cioè Paisley Patterns sono questi disegni un po' così orientaleggianti, e ho cercato appunto di farli anch'io. Voglio far notare che qui
se si mette a fuoco, spero di sì. Ho sfumato i colori tutti e tre e in effetti si sfumano. Ho utilizzato la matita per magari intensificare qualche cosa, questo nero per intensificare ovviamente le zone nere. Però l'unica cosa che vi devo dire è che rispetto ai Copic Marker, che invece sono a base di acqua, questi a base di alcol non sono precisi, nel senso che quando si passano tendono ad espandersi. No, secondo me non sono assolutamente adatti per cose di precisione e io devo dire che un pochino ho barato perché laddove mi si ampliava troppo l'inchiostro e quindi non avevo il risultato che avevo in mente, sono andata a correggerlo con la penna in gel bianco. Cioè, tipo qui tutte queste rifiniture le ho fatte con la penna gel bianca. Perché gli spazi che tentavo di lasciare mi si coprivano dall'inchiostro che si spandeva. Quindi io adoro senz'altro i Copic Marker tutta la vita, però mi piace tantissimo questo mese, devo dire, la matita. La matita è veramente carinissima. E niente, quindi questa è la scroll box di gennaio che finalmente è arrivata, pensavo male. E questo è il disegno che ho fatto io. Fatemi sapere se vi piace. Ovviamente vi aspetto su tutti i social, in particolare Instagram. Iscrivetevi se vi piace il mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!